che nel periodo natalizio non ci si ferma. Frosinone, Empoli e Reggiana Pisa sono questi gli impegni delle toscane nel campionato di Serie B, che ha visto svelare il calendario 2020-2021 sul Prato dei Miracoli sotto la torre pendente. Pescara, Pordenone, Brescia, Reggiana, Frosinone, Regina, Venezia, Salernitana, Lecce, Spal e Chievo. Guardate quante sfide interessanti che ci ha confermato. 38 sfide, la maggior parte delle quali giocate nel 2021 con il presidente della Lega, che vorrebbe al più presto sperimentare la tifoseria sugli spalti. Ho fatto anche un appello alle istituzioni. Io penso che gradualmente, visto quello che abbiamo dimostrato di saper fare insieme alla federazione e noi come Lega di B, quindi di avere lo strumento e di avere un know-how per poter far rientrare anche i tifosi e gli appassionati, io penso che si possa cercare di far rientrare almeno gradualmente una piccola quota di tifosi al più presto. Adesso. Tra le favorite del campionato cadetto, la Spal, il Lecce e il Brescia, provenienti dalla Serie A, ma le due toscane non sono da meno, e il presidente del Pisa non nega le ambizioni. L'altro anno l'abbiamo sfiorata, magari per qualcuno è stata una sorpresa, non per noi che avevamo costruito una squadra che voleva essere un tassello importante. Il girone d'andata è stato un po' altalenante, e invece nel girone di ritorno abbiamo fatto una media punti che era più alta di quella del Crotone, che è stata promossa direttamente. E sul Prato dei Miracoli, distanziate con la mascherina, tanti tifosi nerazzurri. Infatti usciti dall'ufficio subito qui per vedere il calendario, che è una cosa che ormai o si guarda in televisione oppure, dato che ce l'abbiamo qui. Sì, speriamo che sia beneficio. Iniziamo a Reggio Emilia, una neopromossa. E potrebbe essere semplice, ma non è detto, no? E manca non andare allo stadio? Manca tantissimo. Importantissimo lo stadio, vivere insieme ai giocatori ogni piccola emozione è vitale.